Baviera. 50 anni fa a Milano la morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato dalla questura durante un interrogatorio sulla bomba di Piazza Fontana. Il ricordo oggi di centinaia di persone. Stefania Battistini. Le mani intrecciate da Piazza Fontana davanti alla lapide del ferroviere anarchico fino alla questura. Da quel quarto piano Giuseppe Pinelli precipitò mezzanotte 15 dicembre 69 dopo un interrogatorio illegale. Ho chiesto notizie di Pino, mi hanno detto che era in questura dove stava molto bene. Alla 1:10 sono arrivati i giornalisti per avvisarmi che mio marito era caduto da una finestra. Ma che caldo faceva. Il questore di Milano Guida ha detto che era fortemente indiziato. Un gesto d'autoaccusa, disse il questore, ma Pinelli era innocente, stritolato da una macchinazione dei servizi segreti, accusare gli anarchici per coprire la matrice neofascista della strage di Piazza Fontana. Una lunga scia d'odio. Il commissario Calabresi fu ucciso nel 72 da lotta continua. L'incontro tra le due vedove giovedì davanti al Presidente della Repubblica. Ma le figlie chiedono ancora verità. Per una riconciliazione magari con lo Stato reale dovremmo avere la verità però su quello che accadde in quella notte in questura. Ma allora è attivo, decretò la sentenza. Dunque né suicidio né omicidio. Loro hanno avuto quella maledetta malore attivo che è stata veramente una pietra tombale peggiore della nostra, perché noi, meno male, la verità storica l'abbiamo, la portiamo avanti. Loro purtroppo non hanno veramente nulla. L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia, ancora in gravi condizioni, la ragazza colpita dalla tettoia di una palestra sradicata dal vento in Basilicata, disagio anche in Campania, Sicilia e Sardegna. Flavio Lorenzoni. I danni sono ingenti e c'è della merce dentro che si deteriora, è tutto aperto. Prima cosa il mio pensiero va alle persone che stanno male, perché poi le strutture si riparano. Il pensiero va alla ragazza di 28 anni operata durante la notte per un trauma cranico, ricoverata in prognosi riservata e tenuta in coma farmacologico. La giovane è stata colpita da una lamiera mentre si stava allenando nella palestra accanto al palazzetto dello sport di